Allora, buonasera. Perché questo video? Perché anche oggi si parla al lavoro, tra amici, tra cose, tra paure di situazioni globali, altre cose. Si parla anche del tema Sardini, con rispetto, perché io ero di sinistra. Devo esprimere i miei pensieri, cioè, allora, da una parte per la prima volta uno che vota Salvini mi ha spiegato le proprie motivazioni, e io sono stato ad ascoltare con molta attenzione e oddio, tutto non me lo ricordo perché sono passate. È da quest'estate che si parla di Salvini, che si parla che la sinistra sbaglia perché non recupera e noi siamo incavolati, diciamo, da una parte, come dice giustamente stasera Veltroni, perché Renzi, Zingaretti e il PD non hanno fatto tutte le alleanze insieme, e queste cose pesano, però c'è pure chi appesa troppo quando viene l'extracomunitario e mi hanno spiegato i loro motivi. Siamo appesi un filo, perché noi da una parte stiamo andando verso pagare tutto con un bancomat e cose così, cosa che io non faccio, finché non sono letteralmente che non mi tolgono le monete, io non lo faccio, perché io sono malato da una parte, io gestisco meglio i miei soldi se ho i contanti, se ho la carta di credito, io stipendio rubo subito, se a me sta cosa non mi va a genio, è anche un messaggio per i politici, per far capire le cose come vanno, perché comunque sia, io sono in Europa, diciamo che sarebbe giusto, come tutti stanno a dire, anche dalle trasmissioni radio, il referendum votare no, ma io voterò sì, perché è sbagliato, lo so, il no c'ha tutte le ragioni giuste. Però dovremmo dare un segnale che bisogna togliere i decreti attuativi, bisogna togliere, forse è giusto, forse finalmente ho capito che togliere il bicameralismo è giusto, portare a termine dei processi, ma noi in Italia non siamo capaci, cioè più passano i giorni e più mi noto questo, perché se noi eravamo capaci, i cittadini le cose le scrivono tutti i giorni potevamo andare a parlare con i ministri. Questi sono i miei pensieri di stasera che mi frullano, che volevo portare a così a raccontare, a sbanfero, a come vi pare, perché abbiamo visto non odiare. Ci abbiamo riflettuto due, cioè l'abbiamo visto domenica al Moderno ad Anzio, è un film strepitoso di Mauro Mancini con Alessandro Gassman, cioè tutti gli attori veramente bene. Io quello che volevo dire anche al di fuori di questo, parla quello, però visto che stiamo parlando di destra, visto che c'è ancora in Italia una fortemente fascista, proprio la volontà, la voglia di cambiare, la voglia di pensare, cioè Gassman quando sceglie di fare un film lo sceglie molto accuratamente e questo bravo perché lo sappiamo e perché non odiare è da vedere, non odiare in questo momento è anche da far vedere con rispetto a tutti quelli che non vedono che non hanno le mascherine sull'autobus o sul treno, come sul treno adesso c'è il fatto di uscire da un lato
entrare un altro, nessuno che lo fa. Cioè, sono italiano, come stasera, giustamente parlando di tanti argomenti, dice hai riaperto tutto perché non riapri lo stadio? Perché lo stadio, noi cittadini italiani, non sappiamo rispettare le distanze, perché se esulta un gol, se fa la mucchiata, allora abbiamo visto la multa di 1.000 euro, andrebbe fatta. Però noi italiani ci presentiamo col cappello che non sappiamo gestire le cose, a partire dai giovani, perché io lo ripeto in questo video, io quando è uscito After 2, non mi ricordo una data. Allora, uno si sono provati a introdurre con tutto che dobbiamo registrare chi entra nei cinema per 14 giorni. Due le mascherine qua e là, io ho presi, ho ributtati fuori, grazie anche alla collega, perché comunque i meriti vanno dati, e poi un giorno li ho beccati alla fermata dell'autobus, sti ragazzi. E l'ho detto, ragazzi, ma i vostri genitori mi hanno spiegato l'importanza della mascherina? E quelli hanno detto di sì, però poi, come al solito, cercano di evadere e di illudere, come quelle manifestazioni che ci sono state. Vabbè, spero che vi abbia fatto capire. Ecco, già sono passati 6 minuti, ho rotto troppo le scatole. Buonanotte.